Allora, in nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Lecce, all'udienza del 30 gennaio 2023, nel processo a carico di Mangialardo Stefania più 8. Assolve Mangialardo, Maria Stefania, Mangialardo, Luca Giuseppe, Martina Fabio, Verardi Luigi, Vantaggiato Rosato, Stefanelli Paolo, De Pace Fabrizio, Viva Pietro, Ressa Augusto, dai reati loro rispettivamente iscritti e perché fatto non sussiste. Dispone il dissequestro e la restituzione agli aventi di diritto di quanto ancora eventualmente in giudiziale custodia. Motivazione in giorni 90. 8 persone sotto processo per i presunti abusi edilizi nello stabilimento balneare Baia del Sol e Dol Rapillo. I fatti contestati risalivano al periodo compreso tra il 2015 e il 2018. Tutti gli imputati rispondevano del reato di abusivismo edilizio. Al centro dell'inchiesta condotta dal pubblico ministero Paola Guglielmi era finita la realizzazione di un imponente pedana in legno di circa 650 metri quadrati installata direttamente sul cordone dunale destinata ad uso solarium relax, composta dei tavoli per la ristorazione. Ciò sarebbe avvenuto in assenza del permesso di costruire del nulla osta delle autorità proposte al vincolo, secondo quello che era il parere dell'accusa. Avvocato, una importante sentenza che mette fine comunque a una vicenda che si è protratta negli anni, togliendo la sanità a degli imprenditori. Sì, è stata una... È stato un processo difficile, un processo in cui sono stati acquisiti molti fatti, abbiamo cercato di far valere le nostre ragioni in punto di diritto che c'erano e il Tribunale ha risposto in maniera pienamente soddisfacente, assolvendo perché il fatto non costituisce reato, il fatto non sussiste. Gli argomenti che noi abbiamo sostenuto erano fondati e dobbiamo ribadirlo.